Ma siamo con mister Roberto Baiona. Allora mister, vittoria per 2-0 danni della Vigor per Conti, successo meritato in questa finale, lei sa solo vincere. No, loro sanno solo vincere, io ci metto quello che posso, ma poi in campo vanno loro, è così, è scritto, non so, non è retorica. Devo ringraziarli perché mi hanno fatto vivere 2 anni incredibili e penso, con tutto rispetto per tutte le altre squadre, compresa Vigor per Conti che ha giocato la finale con noi, che c'è un po' di differenza, ecco. Quindi io penso che abbia vinto la squadra migliore, saremo stati fortunati non tanto durante il campionato, anche perché il campionato non l'abbiamo perso noi, anzi scusa, non l'ha vinto la Vigor, ma l'abbiamo perso noi. E quindi mi rodevo un attimino e siamo riusciti a rimetterci in carreggiata con le finali, dove sono stati splendidi. Mister, quando è che ha capito che il Football Club poteva arrivare fino in fondo in questo campionato allievi? Adesso è un problema dirtelo, perché stiamo arrivando. Mister, dopo l'invasione dei suoi ragazzi, allora chiudiamo con una dedica a chi vuole dedicare questa vittoria di oggi. Ci sono un po' di persone, ovviamente chi mi sta vicino a casa, ovviamente la famiglia, mia moglie, i miei bambini, è ovvio, però chi ha lavorato con me sicuramente, quindi Paolo Ruggeri, il mio fido Fabio Cicchetti, e il preparatore dei portieri Matteo Mostarda, Cristiano Viotti, insomma un po' tutti i nostri dirigenti, anche chi comanda, quindi a partire dal nostro presidente. E anche chi fuori dal campo, anche se non facendo parte della società, ma mi ha aiutato parecchio, sono 2 miei carissimi amici, tra l'altro facevano parte di questa società qualche anno fa e penso che siano grandissimi intenditori di calcio, quindi la vittoria la dedico a 2 miei carissimi amici, che sono Stefano Portieri e Lorenzo Dussoni, senza dimenticare chi ha iniziato qua con me come Luca Bergamini. Però queste 2 persone come Stefano Portieri e Lorenzo Dussoni, anche fuori dal campo, mi hanno aiutato molto, perché conoscono questi ragazzi e dal di fuori una piccola vocina mi arrivava sempre, quindi li ringrazio. E anche il nostro direttore, insomma, che ha iniziato con noi, Marco Rosa, per poi Maurizio Ferrari, ecco, insomma, sono un po' tutte le persone che in questo, soprattutto in quest'anno, ma anche negli anni passati, mi sono state d'aiuto, insomma, perché è giusto che sia così.